Grazie Giordano, grazie CEO for Life, grazie per ospitare questo osservatorio che è oggi lanciamo. Oggi lanciamo l'Osservatorio Nazionale Verticale sullo Sport e il Benessere, osservatorio che ha un obiettivo, vi dico, molto ambizioso, obiettivo che è quello di correlare, mettere in correlazione lo sport con la ripartenza del paese. È obiettivo ambizioso perché ambiziose ed eterogenee sono le figure che stiamo mettendo insieme. Stiamo raccogliendo, e qui ne avete una piccola rappresentanza, ma siamo alla genesi. Mi auguro che dopo oggi ce ne siano molti di più. Stiamo raccogliendo l'adesione di istituzioni, dei CEO, delle nuove generazioni, Next Gen, che sono presenti qui con la LUISS, associazioni nostre partner, media. Jacopo, grazie ancora. E ultimi, ma non per ultimi, campioni di sport e direi anche di vita. E occasione direi più che mai unica, perché un incubatore del genere probabilmente non è facile, non è semplice trovarlo. Però proprio perché siamo persone di sport abbiamo trovato il modo di fare squadra, no? Ci siamo dati un obiettivo. L'obiettivo è quello di portare lo sport ad essere il piano A. Piano A come leva per promuovere le pari opportunità, come leva per promuovere il merito, come leva per promuovere la cultura di uno stile di vita sano, in termini di benessere non solo fisico, ma anche mentale, psicologico, perché no, anche sociale e con un risvolto anche ambientale. E leva, lo dico anche come marchio e brand del Made in Italy nel mondo, perché le tante iniziative che portiamo avanti sono anche iniziative di eccellenza che probabilmente necessitano di interventi sulle infrastrutture più che mai in questo periodo, cogliendo l'occasione anche del PNRR. E come lo faremo? Abbiamo una roadmap abbastanza definita, abbiamo immaginato degli appuntamenti. All'interno di questi appuntamenti raccoglieremo e metteremo a sistema le idee che già esistono probabilmente, ma che hanno avuto difficoltà di essere correlate tra di loro. E l'appuntamento a cui ovviamente vi invitiamo da subito a mettere in agenda è quello del 6 aprile, 6 aprile, giornata mondiale dello sport, all'interno della quale andremo a premiare i progetti che saranno emersi da questo osservatorio. Avremo le nomination che arriveranno al culmine nella giornata del 6 aprile, CEO for Life Sport Benessere Awards, qui in Clubhouse Montecitorio. Ci sarà il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Bodi, ci sarà anche il presidente del CONI che patrocina questo osservatorio. E visto che abbiamo parlato, insomma, anche di istituzioni, il ministro Andrea Bodi oggi è stato trattenuto a Bergamo, ma non si è trattenuto dal far parte di questo osservatorio, che anzi, su quale mette grandi aspettative, pone grandi aspettative, anche responsabilizzandomi, ma questo dettagli. Diciamo che oggi è presente con un messaggio che mi ha lasciato poco fa e che vado a leggervi. Lo sport, in tutte le sue declinazioni ed espressioni, è una delle principali difese immunitarie sociali, un fattore strategico per il perseguimento dell'obiettivo del miglioramento della qualità della vita, che ci impone una sempre maggiore e profonda conoscenza della dimensione sociale ed economica del settore, per orientare le scelte, affinare e coordinare le politiche, configurare nuovi strumenti e armonizzare e migliorare quelli esistenti. È su questo messaggio che vorrebbe che si fondasse il nostro osservatorio. E ringraziando il ministro e passando da istituzione in istituzione, abbiamo parlato del presidente Giovanni Malagò del CONI, che ci saluta con un breve messaggio che chiedo dalla regia di mandare. Ciao a tutti, credo che si sappia, che sia notorio, però lo voglio ribadire, sono da sempre al fianco di CEO for Life, del mio amico Giordano, e più che mai credo molto nella nascita dell'Osservatorio Nazionale dello Sport e Benessere, guidato dal mio amico Paolo, a cui auguro buon lavoro. Con loro sto tranquillo, siamo in mani sicure, hanno conoscenza, competenza, sensibilità per trattare, supervisionare argomenti e temi così importanti, delicati e onestamente anche di grande, grande attualità.
trovo che queste siano delle proprie istituzioni, iniziative che mette nel tavolo mondi diversi, imprenditori, amministratori delegati, giovani, non giovani, generazioni diverse, istituzioni in genere, per lavorare proprio sul campo, concretamente su progetti e proposte che sempre di più valorizzano lo sport, di cultura, di turismo, prevenzione e benessere, anche crescita economica, sociale e risultati sportivi. Viva lo sport, viva l'Italia. Grazie e invito qui sul podio la vicepresidente del CONI, Silvia Salis. Allora Silvia, buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo parlato di sport, sport che fa bene, uno sport che fa inclusione, poi entreremo nel dettaglio di tante cose che sembrano all'apparenza superficiali ma che invece fanno ancora di questo progetto una cosa molto molto serio. Abbiamo visto il presidente del CONI Giovanni Malagò, appare il CONI sullo sport di vertice, però quello che a noi interessa oggi è capire che cosa fa la base, perché la base fate un lavoro enorme, spesso non si riesce neanche a farlo risaltare. Beh, la base è la radice che produce poi i frutti che noi vediamo, che sono le medaglie, che sono i successi dei nostri atleti in giro per il mondo, che negli ultimi anni hanno strabiliato. Negli ultimi due anni credo che lo sport italiano abbia esportato un made in Italy di totale successo, un valore totalmente positivo. È chiaro che c'è un passaggio da fare importante nel nostro paese proprio per lo sport di base, che è quello di far diventare lo sport un diritto e non un lusso. In questo momento lo sport non è un diritto per tutti e soprattutto in certe zone del paese è un lusso. Per famiglie con monoreddito, famiglie con più di un figlio, mandare i figli in una palestra, in una piscina diventa veramente complicato. In più si aggiunge una disparità degli impianti sportivi tra nord e sud molto alta e questo rende difficile la pratica sportiva in alcune zone del paese. Per cui lo sport di base c'è, funziona, ma ha bisogno di un grande aiuto economico da parte della politica, perché lo sport è molto utile quando serve per tramandare valori positivi e messaggi positivi, quando c'è da sostenerlo bisogna mettere le risorse. Ecco Silvia, hai fatto tante parti in commedia tu nello sport, perché per chi non lo sapesse Silvia è stata una grande atleta a livello nazionale, anche a livello internazionale, insomma campionati del mondo, olimpiadi e via dicendo. Che cosa ti porti di quell'esperienza d'atleta, che cosa può aiutare quando uno fa, diciamo, il grande salto e va dall'altra parte a fare il dirigente? Essere stato un atleta di alto livello per fare il dirigente sportivo è un valore aggiunto, ma non è una condizione necessaria. Chi pensa che aver vinto una medaglia alle Olimpiadi sia automaticamente un valore per essere un dirigente sportivo sbaglia, perché poi la realtà che ti trovi davanti è quella appunto di dover avere a che fare con tutti i temi con i quali da atleta non hai mai a che fare. Quindi stare dall'altra parte non è una barricata, però del tavolo ci devi arrivare dopo aver studiato. E soprattutto sei un nome, soprattutto sei un passato, devi arrivare alla dirigenza sportiva preparato, perché sennò vieni utilizzato per le tue medaglie o vieni, come posso dire, esposto per la tua carriera passata e non per le prospettive future che hai. Quindi un grande lavoro con gli atleti è quello sicuramente di farli preparare durante la loro carriera sportiva e non di farli prendere contatto col mondo del lavoro o addirittura della dirigenza sportiva una volta che hanno smesso. Ecco, un'ultima cosa, l'hai un pochino accennato prima, qual è la cosa più urgente da fare? Cioè non perdere per esempio il giovane ragazzo che fa sport quando finisce la scuola media? Cioè c'è un'età particolare? Come si fa a portare questa gente a fare sport? Anche chi, come dicevi prima, non si può permettere una piscina, una palestra, uno sport a pagamento. La cosa più urgente da fare è quella di iniziare a livello politico a valutare dei progetti, una visione che non portino te a tagliare il nastro, ma magari portino i governi successivi a ottenere determinati risultati, è riuscire a pensare di lavorare per qualcosa che non vedrai realizzato, ma per qualcosa che puoi fare partire. Di questo c'è bisogno nello sport, ma credo in tanti altri ambiti del nostro paese. Per cambiare la rotta sul tema sport come diritto e non come lusso, impianti sportivi per tutti, una pratica sportiva equidiffusa in tutto il paese, c'è bisogno di mettere in atto delle pratiche di politica sociale, di cultura sportiva, che richiedono anni e anni e per questo sono, diciamo, scomode da attuare, perché richiedono la
la mobilitazione di risorse senza vederne i risultati immediati. Questo dovremmo chiedere tutti come cittadini alla politica, di lavorare per qualcosa di cui, diciamo, il risultato non vedrà, insomma, non vedrà questo governo non è immediato prenderne il merito, ma che sicuramente farà cambiare la geografia, in questo caso sportiva e culturale, del paese. Grazie. Silvia. Allora cominciamo piano piano a scoprire il nostro super tavolo. Questo signore è il dottor Roberto Busso, amministratore delegato dei Gabetti, cioè praticamente il top a livello quasi mondiale, e non esagero, a livello immobiliare. E voi dite, perché un signore che è un mago dell'immobiliare ci deve parlare di sport? Perché lo sport vuol dire riqualificazione dei territori, dei terreni, dei quartieri, di tutti gli ambienti, e soprattutto creare strutture che si possano usare all'aperto, ma non solo crearle e anche mantenerle, e tutto il resto ce lo racconta lei. Buonasera. Sì, intanto grazie della presentazione, grazie, mi è sembrato di essere in una pagina live di Wikipedia. Bella, eh? Perché ho imparato più cose oggi pomeriggio degli ultimi 3 anni di formazione, quindi grazie veramente per tutto. Cosa c'entra uno sporco immobiliarista all'interno di una cosa così nobile come lo sport? Ma perché le case stanno cambiando le esigenze, le case stanno cambiando, ve ne siete accorti durante la pandemia, quindi non solo i quartieri, lo sport eccetera, ma le abitazioni, i tapis roulant da qualche parte dobbiamo metterli, devono diventare degli oggetti di arredo, no? E anche le spalliere di una volta sono diventate degli oggetti di arredo, e i bagni hanno cambiato esattamente la dimensione, non sono più dei bagni in cui vai a fare la doccia. Vai a fare la doccia, ma fai la sauna e da qualche parte ti stiracchi, al mattino cominci come prima attività ad allungarti all'interno di un bagno. E questo è quello che succede nelle case. Quindi lo sport non è solo da intendersi come grandi impianti sportivi e come un movimento in cui bisogna fare delle grandi leggi per eccetera. Partiamo dalle abitazioni, no? Partiamo dalle abitazioni, vi do un dato. E ci sono quasi 12 milioni di edifici in Italia che sono costruiti prima del 1960, e quindi sono tutti da ripensare e da fare. Le 750.000 transazioni che avvengono all'interno di un anno di compravendite riguardano per il 94% degli immobili da mettere a posto, quindi non sono degli immobili nuovi, sono degli immobili da ristrutturare, e le esigenze di chi compra questi immobili qua sono completamente cambiate, e sono delle esigenze cambiate anche dal punto di vista dell'utilizzo sportivo all'interno della stessa abitazione, no? Perché ci vuole lo spazio per fare del movimento laggiù e là dove non puoi farlo diversamente, no? Perché magari non puoi uscire di casa e allora lo devi fare in casa. Allora questo è quello che ovviamente quando abbiamo, e ringraziamo, siamo stati chiamati per partecipare a questo osservatorio, ci ha spinti a dire wow, bello, cominciamo dagli appartamenti e vediamo come si fa a fare sport e benessere all'interno degli appartamenti, quasi a dire nei grandi edifici di 7, 8 piani, 9 piani, ma perché prendiamo l'ascensore? L'ascensore lo prendiamo nel momento in cui effettivamente serve, perché non riesci a deambulare, ma facciamo le scale a salire, facciamo le scale a scendere, no? E quindi cambiamo anche un po' la cultura dell'utilizzo, no? Dell'edificio stesso, e poi allora usciamo fuori dall'edificio, usciamo fuori dall'immobile, e allora dobbiamo trovare un posto per vivere bene e far benessere, e magari fare sport, ma non solo sport agonistico, ma magari andiamo a lavorare facendo qualche passo in più, evitiamo la terza fila della macchina, della sciura o del musù, come si dice in piemontese dalle mie parti, che per portare il figlio 500 metri tira fuori la macchina dal garage e lo porta, perché poverino non può fare 500 metri, no? Allora cambiamo la cultura, no? Dell'abitudine quotidiana, no? E quindi allora ha senso fare le piste ciclabili, perché collegano i posti di lavoro. Mi è piaciuto tantissimo l'esposizione prima dell'amministratore delegato di FM, che ha detto quanto, no, lo spostamento porta in termini di consumo energetico, no, e quanto migliorerebbe la vita di tutti se si adottassero altri spostamenti. Allora anche a Roma cerchiamo di capire come fare per muovere le persone e fargli fare un po' di attività sportiva quotidiana al mattino piuttosto che non alla sera, per spostarsi dal luogo di lavoro piuttosto che non. Ecco, questo c'entra, no? Quindi noi siamo i campioni del mondo, pensiamo di essere dei campioni italiani di immobiliare, no? Allora è questo il senso per cui anche tutta la parte immobiliare, che fa
parte di un patrimonio importante, no? Di ricchezza della nostra città, no? Proprio di soldi veri, no? Nelle tasche degli italiani, possa essere trasformato affinché questo diventi anche uno strumento per migliorare il benessere. Tutto qua. Fantastico. Grazie. Grazie. Complimenti per la chiarezza e complimenti anche per la sintesi. Lei forse non sa, abbiamo un solo caso al mondo di un grande atleta, anzi di una grandissima atleta che ha vinto medaglie importanti, ma che prima aveva vinto Sanremo. Abbiamo fatto delle ricerche. Ragazzi, Annalisa Minetti, alla quale vogliamo sapere, non di Sanremo, anche se ci interesserebbe tutto il dietro le quinte di Sanremo, quello sarebbe gossip allo stato puro, capire quanto è stato importante lo sport e perché sei arrivata subito al livello di agonismo, posso dire esasperato, eh? E con te c'è Andrea Giocondi, grande, che salutiamo. Assolutamente, la mia guida alle Olimpiadi che mi ha dato la possibilità di arrivare al traguardo e appunto vincere un bronzo che in realtà poi era per noi un oro perché di categoria era il record del mondo. Devo dirvi che lo sport è inclusione, senza dubbio sì, è uno strumento inclusivo che permette alle persone di integrarsi, aggregarsi e quindi conoscersi, che poi è fondamentale. Lo è soprattutto in età evolutiva, perché lo sport in realtà è sport quando c'è competizione, diversamente attività motoria. E quando questo chiaramente viene fatta questa differenza, si riesce a capire il vero potenziale dello sport, perché lo sport è sport quando c'è team e c'è squadra, tutti i valori della squadra sono estremamente educativi, sono formativi e spingono le persone ad avere la completezza da parte dello sport e quindi un reale risultato ottenuto in gruppo. Questo credo che sia l'educazione più, diciamo, l'aspetto educativo più grande dello sport. Io ero una squadra, perché la mia squadra era fatta da due persone, eravamo io ed Andrea. Era un lavoro fatto in tandem e riconoscere questo lavoro in tandem come grande risorsa ci ha permesso comunque di arrivare vincenti al traguardo, ma non perché eravamo i più forti in termini di tempo, ma perché avevamo un grande rispetto dei ruoli, sapevamo esattamente che come identificarci l'uno nell'altro, avevamo la capacità di rispettarlo in quanto guida e quindi mi facevo guidare. Ma soprattutto avevamo una cosa che questa società fa fatica a riconoscere utile. Avevamo la capacità di affidarci e fidarci l'uno dell'altro. Io mi affidavo e mi fidavo. Quando ho perso la vista, avevo soltanto 18 anni, quindi immaginate che a 18 anni hai l'idea di poter diventare una donna autonoma. E da quel momento l'idea di ognuno, no, nell'immaginario collettivo è: divento donna e quindi divento autonoma, da domani farò tutto da sola. E invece mi veniva detto proprio a 18 anni che non sarebbe stato così. Nella società in cui vivevo io chiaramente non c'era tanta cultura all'inclusione, quindi un disabile era un disabile. Un disabile era colui che non aveva disabilità, proprio disabilità, senza abilità, ma non era così. Non era così, io ero assolutamente certa di poter scoprire nuove abilità e quello che mi ha donato la cecità e quindi quello che gli altri vedevano semplicemente come una disabilità era l'opportunità di riconoscerlo invece specialmente abile e lo sport mi ha dato la possibilità di educarmi a queste specialità, speciali abilità, mi ha dato la possibilità di formarmi, mi ha dato la possibilità di riconoscermi consapevoli di quante cose e di quanto la vita fosse realmente un diritto di tutti e anche lo sport può diventare un diritto di tutti, soprattutto se si riconosce negli allenatori e nella squadra una grande risorsa. Io e Andrea abbiamo fatto un percorso, lui mi ha insegnato a non dare tanto valore alla medaglia ma quanto al percorso che ti porta alla medaglia. Quindi diversità per magia non era più quello che mi insegnavano nella mia società, non puoi fare delle cose. Mi ricordavano e mi facevano l'elenco delle cose che non avrei più potuto fare. Lo sport mi ha insegnato quante ne potevo fare ancora, ma in maniera diversa. Quindi disabilità non come limite, diversità non come limite, ma piuttosto come una grande ricchezza, capace più di tanti altri valori concettuali, di portare le persone a riconoscere il dialogo e il confronto l'unico mezzo per crescere e far diventare questo paese un paese realmente migliore, inclusivo. E anche se ancora ci si lavora tanto, l'inclusione purtroppo è ancora una parola nel dizionario, ci stiamo lavorando, ma per assurdo l'inclusione è ancora qualcosa di esclusivo. Grazie. Io beh, veramente eccezionale, tra l'altro ha bruciato in maniera meravigliosa metà della domanda che volevo fare ad Andrea Giocondi e che voglio fargli, e che lo massi sempre, anticipi i tempi.
Esatto, volevo sapere se il suo lavoro era più tecnico, più tattico o più psicologico. Leverei psicologico dopo aver sentito Annalisa, credo che non ci siano stati momenti di down. E reverse mentoring. No, 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 non mi sono mai eletto migliore. No, allora adesso lo spiego io, adesso lo spiego io. Lo spiego Andrea. Allora, farmi adesso parlare dopo Annalisa è veramente un colpo sì, basso. Sì, in effetti non è stata okay una cosa carina. Ok, prendo il colpo, intanto ringrazio Giordano e Paolo per avermi dato questa opportunità, perché stare seduto e ascoltare tutti mi ha fatto tornare indietro nel tempo, anche se guardare dietro a me non piace, perché sono certo che non posso modificare quello che è già accaduto, però... quello che è successo con Annalisa è stato proprio questo. Quando io abbiamo fatto questi 2 anni e più insieme, ho detto stai tranquilla Annalisa, che da atleta, è vero sono stato un atleta che ha fatto olimpiadi, finali mondiali, titoli italiani, però ho sbagliato veramente tanto, troppo forse, perciò te sei un cavallo vincente, perché siamo certi che non ripeterò gli stessi errori, magari ne farò altri, però insieme siamo una coppia vincente, perché lei al pari di questa sua grossa carica psicologica poi in pista è molto fragile, o perlomeno lo eri. Aia. No, vabbè, diciamo gli mancava una sicurezza, non era su un palcoscenico, perciò scendere in pista, diciamo l'emotività era tutta la mia, io gli dicevo Annalisa stai tranquilla, io vedevo 80.000 persone che stavano nello stadio e lei no. Hai capito? Sì. Sentivo tutto lo staff tecnico e la stampa che per quell'occasione era venuta, perché già gli avevano messo una medaglia al collo, e io gli spiegavo di guarda che nello sport nulla è acquisito, ce la dobbiamo guadagnare, abbiamo fatto un percorso insieme, sacrifici, abbiamo sacrificato tempo libero, le famiglie, abbiamo sacrificato tutti, adesso siamo qui, siamo tranquilli. Perciò il lavoro che ho dovuto fare con lei, più che trasformare le gambe da miss, come dice sempre lei, in gambe d'atleta, è stato molto di accompagnarla in questo percorso. Infatti mi rivedevo molto nelle parole dei CEO e degli amministratori delegati che ho sentito prima, perché la guida è un pochino questo. Cioè la guida deve abbassare un pochino il baricentro per le caratteristiche dell'atleta, deve mantenere la sincronizzazione del passo che ha l'atleta, gli deve raccontare quello che sta succedendo intorno e mentre corri, certo, mentre corri, e non è facile farlo a 3 a chilometro, a 3-10, insomma per chi corre sa che cosa vuol dire andare a 3 a chilometro. Non è poco. E gli devi raccontare tutto questo, gli devi raccontare che sta vivendo un sogno, che sta indossando quella medaglia, e per quell'occasione nel 2012 le guide sono stati eletti come per la prima volta come anche come atleti, perciò ho detto vedi Annalisa nella vita tutto torna, quello che non sono riuscito a prendere da atleta perché 15 centesimi mi hanno portato via da una finale me lo stai regalando te, e quella è stata una squadra, perciò io ti ringrazio, ho sempre ringraziato, e quella è stata un'opportunità grandissima tanto per lei quanto per me di vivere un sogno. E se c'è l'opportunità di dare un messaggio a chi segue dei dipendenti è proprio questo, magari stargli vicino, spiegargli le cose, tutto è possibile, noi ce l'abbiamo fatta proprio per questo, e chiudo proprio per questa esperienza, che subito dopo appunto il 2012 ho fondato una società che non a caso non si chiama 10 lode ma si chiama 6 più, perché nella vita devi essere un po' meglio di quello che sei, devi dimostrare di essere un po' meglio di quello che sei. Se stai seduto sul divano e guardi i grandi campioni, guarderai un 10 lode che non raggiungerai mai. Allora quello che diciamo noi, un po' alla romana, alza il culo e comincia a camminare e correre, utilizziamo il cammino e la corsa non come obiettivo prestativo, ma come, come percorso. Perciò è un percorso che ti cambia e ti fa diventare un po' meglio di quello che sei. Grazie Andrea. Anche due, anche perché c'è un problema, c'è una crisi di coppia perché Andrea ha parlato più di te. Vero? E questo no. non era concesso. Non è concesso, no, io ho grande stima, anche perché adesso sono diventata molto maieutica, io mi apro proprio all'ascolto in questo momento. No, io sono, volevo soltanto ricordarvi una cosa che è fondamentale per chiunque anche abbia soltanto una, non fragilità, ma una debolezza, perché la fragilità è una ricchezza, la debolezza potrebbe diventare un grande libro fallimentare.
Però quello che mi ha insegnato realmente Andrea è che dove c'è la volontà non c'è limite fisico al mondo che questa possa limitare la realizzazione di un sogno. I sogni non possono rimanere nel cassetto, li dovete realizzare tutti. Grazie Annalisa. Grazie veramente. Abbiamo altri protagonisti importanti che tra un attimo sentiremo, ma adesso andiamo a parlare di sport. Io prendo sempre in giro il professor Meneschin, con il quale ci collegheremo tra poco, perché lui è uno dei pochi che fa un uso sano dei VIP. Che cosa fa il professor Meneschin? Aiuta tanto la prevenzione, prende dei VIP, li porta al Foro Italico tutti gli anni, oppure in giro, nell'ultima stagione sono stati a Napoli, si raccolgono tanti fondi, ma soprattutto si spiega a sportivi e non sportivi che la prevenzione è veramente una cosa importante. Adesso vediamo un filmato e poi parliamo con lui. Eccoci qua, abbiamo il professor Meneschin che vado a salutare con un grande applauso. Buonasera a tutti, buonasera Giordano. Mi sono permesso di dire che sei una delle poche persone che fa un uso sano dei VIP. Usi tutti i tuoi amici VIP per la prevenzione, che adesso battuta a parte è una cosa importantissima. Intanto mi dispiace non essere presente, ma sai benissimo della mia, ho comunicato la mia positività da già due giorni, quindi sono obbligato a stare in casa finché non diventiamo negativi al Covid. L'uso dei VIP, no? Allora, Tennis in France, tanto per chi non lo conoscesse, è un progetto che promuove la prevenzione, che è la prima cosa, la prevenzione in maniera reale, perché durante la manifestazione facciamo oltre 1000, a ottobre abbiamo fatto oltre 21.000 screening in 22 specialistiche diverse, e promuove la prevenzione attraverso poi la disciplina più importante, che è lo sport, perché lo sport poi è prevenzione. E diciamo che l'uso di VIP, che tra virgolette uso è brutto, diciamo che loro si equivalgono all'equipe sanitaria, perché quando l'ho creato Tennis in France con l'idea di attirare la gente e fare quella prevenzione, quegli screening che non diano che in un ambiente molto più tranquillo. Infatti i personaggi, gli ambassador, come noi li chiamiamo, accompagnano per mano nelle aree sanitarie che allestiamo intorno alle aree sportive, e li accompagnano per mano proprio perché abbassare, perché facciano questi controlli che bisogna effettuare periodicamente e sono fondamentali. Ho unito ovviamente lo sport dove sono nato io e poi diventare medico, perché è là da là dobbiamo partire, cioè lo sport è prevenzione, ma soprattutto anche a livello sociale. E infatti da due anni a questa parte noi abbiamo inserito anche i giovani, perché ritengo opportuno, e l'abbiamo chiaramente inseriti attraverso le istituzioni, perché attraverso il MIUR, con le scuole che nella prima giornata vengono al Foro Italico. Il Foro Italico, quando lo facciamo a Roma o a Torino o a Napoli o nelle altre città che andremo a toccare nel 2023,
perché è da là che dobbiamo insegnare ai giovani a praticare lo sport, perché è fondamentale, e lo abbiamo visto durante la pandemia, che tutti possano praticare lo sport. E come ha detto Silvia e Pic prima, e io l'ho anticipato diciamo a Torino nella presentazione della giornata europea dello sport, non possiamo dire di no a un ragazzo che vuole fare lo sport che il genitore non lo possa effettuare per motivi economici, e quindi bisogna aiutare anche quelle famiglie che non possono far praticare ai propri figli lo sport, perché poi lo sport è sicuramente prevenzione alle patologie, ma è anche prevenzione rispetto a un'attività sociale che il ragazzo deve avere meglio possibile. Abbiamo visto durante la pandemia, perché si parla sempre, vedi Giordano, quanto è importante lo sport, poi però non abbiamo effettivamente, abbiamo studi scientifici, ma durante la pandemia, io facendo parte del tavolo tecnico del Ministero dello Sport, insieme al professor Vaglio, al professor Vigiano del Bambino Gesù, abbiamo voluto fare un questionario sulla popolazione che era stata obbligata a stare ferma durante il lockdown. Abbiamo avuto dei risultati che ancora più gravi e eclatanti rispetto a quello che pensavamo. Noi abbiamo avuto una percentuale di questionari somministrati ai genitori per i giovani e agli adulti. I giovani hanno avuto un 33% della popolazione che non aveva nessuna patologia, che è dovuta ricorrere a terapie farmacologiche, a livello psicologico soprattutto, e abbiamo avuto una percentuale altissima sul riacutizzarsi di alcune patologie, sia adulti che bambine, perché avevano smesso di fare sport. Quindi lo sport non solo è prevenzione, ma è anche cura di alcune patologie. Attenzione, questo è fondamentale. E quando ho pensato di fare questo progetto, di attuare questo progetto 11 anni fa, e abbiamo portato a fare 186.000 screening gratuiti, investendo, grazie ovviamente, ai medici volontari, ma a tutti gli ospedali che a Roma oltre 22, a Torino 10, a Napoli 18, tutta la sanità regionale scende in campo in quelle due giornate per promuovere la prevenzione in diverse specialistiche. Però abbiamo sempre il villaggio dello sport, perché se una famiglia viene a Tennis and Friends per fare quella prevenzione, non è detto che venga per fare la prevenzione perché ha paura, ma viene magari per accompagnare i propri figli, per avvicinarli a fare la pratica sportiva, vedere Frello che gioca, o Bonolis, o Maria De Filippi, e là intorno ci sono queste aree sanitarie. Ecco, c'è uno studio scientifico che sto facendo su Tennis and Friends con tutto il comitato tecnico scientifico. I primi dati di questo studio che testimoniano la paura che la gente ha a fare quei controlli periodici. Il 33% dei 188.000 screening non sono venuti là per la prevenzione, ma sono venuti là per fare altro, per vedere i personaggi, per fare una passeggiata. Poi ci sono caduti perché hanno visto la facilità, hanno visto che l'ambiente era tranquillo, sereno, si abbassa l'ansia, e là poi hanno fatto quegli screening che molti, molti o alcuni sono andati bene, e altri hanno scoperto di avere patologie. L'ultima a Torino, l'abbiamo fatto un mese fa, diverse patologie riscontrate, testimonianza di un giornalista, tra virgolette, abbiamo scoperto un aneurisma, e dopo un giorno l'abbiamo fatto operare dall'ospedale di Torino e salvato la vita, ma lui era là per divertirsi, aveva un problema cardiologico, non aveva pensato a fare quei controlli. Ecco, Tennis and Friends vuole avvicinarsi al territorio attraverso le istituzioni, quindi il Ministero dello Sport, il Ministero della Salute, il Ministero della Pubblica Istruzione, le forze armate che scendono sempre in campo con i loro medici e con i loro assetti. È un gruppo di lavoro, è un'equipe che sta portando dei risultati notevoli, facendola arrivare al primo evento di prevenzione in Italia, e richiesto anche dalle istituzioni europee, ma anche sportive. Per esempio, siamo official charity dell'ATP, l'ATP è l'Associazione Tennisti Professionisti, è per quello che noi siamo a Torino, perché svolgiamo
Tennis and Friends per le ATP come mezzo di comunicazione, ma lo vogliono poi esportare all'estero. C'è un progetto che si vuole esportare all'estero durante le manifestazioni più importanti, tipo Roland Garros o Wimbledon, in maniera tale di affiancare sempre quello che è la prevenzione allo sport. Lo sport come prevenzione. Il mondo dello sport si deve sempre più avvicinare a quello della salute, e questo per noi è fondamentale, e lo facciamo a partire dai più giovani, che sono quello che è il futuro del nostro paese. E quindi è grazie, importante Giorgio. Quanto Giorgio. Si faccia sulla comunicazione. Grazie, grazie Giorgio. Grazie anche per la tua disponibilità, nonostante insomma la positività, ma la positività l'hai trasmessa lo stesso in altro senso. Prima abbiamo un video saluto di una grande attrice, Paola Minaccioni. Sono Paola Minaccioni, avrei voluto essere lì con voi in presenza per questa meravigliosa presentazione di un progetto che mi sembra fondamentale. Io amo lo sport, da sempre pratico lo sport, per me è una routine sana e santa che fa parte della mia vita da quando ero una ragazza, ovvero pochi anni fa in realtà. Ebbene sì, voi mi vedete così, ma io faccio sport e lo sport ha modificato il mio modo di pensare, ha agito contro tutti gli stati d'animo depressivi, è un modo per essere sempre connessa con il contesto esterno, perché fare sport significa ascoltarsi, ascoltare il proprio corpo, essere in relazione con gli altri, non solo nei giochi di squadra, ma sempre e comunque in contatto con se stessi. Noi attori, ovviamente, a maggior ragione abbiamo bisogno di essere elastici, ecco. Io credo che lo sport produca nella nostra mente, non solo nel nostro corpo, l'elasticità e il desiderio di continuare a imparare dagli altri e a crescere. Quindi davvero complimenti per questa incredibile, ottima iniziativa, perché per tutti i ragazzi lo sport deve essere accessibile, non deve essere un lusso e non deve essere nemmeno e non deve passare nemmeno il pensiero che ci si avvicini alla ginnastica e allo sport solo per migliorare la nostra estetica, per migliorare il nostro corpo. Migliorare il nostro corpo è la conseguenza di un'attività sportiva e fisica che in realtà fa bene alla nostra vita e a tutte le nostre relazioni. Viva lo sport! Stamattina in albergo, Beh, mica male, ha superato le 5. Grazie Paola. Grazie a Paola Minaccioni, veramente bravissima attrice, veramente bravissima attrice. Dottor Stefano Facchioli, grande capo di torna, no? Qui facciamo un discorso al contrario, si parte dal vertice, l'importanza degli eventi, l'importanza a livello commerciale della gestione di un evento, che però alla fine danno un indotto per la base, no? Si può fare anche, diciamo, la strada all'incontrario. Sì, diciamo, noi come gruppo rappresentiamo il motorsport delle moto su strada, e che tra l'altro quest'anno ha... Diciamolo Ducati, siamo campioni del mondo. Esatto. Diciamolo una volta tanto. Allora, diciamo che come Dorna... Tifiamo per tutti, come italiani, dobbiamo dire che anche qui quest'anno siamo stati eccellenti, perché di fatto una manufacturer italiana ha trionfato sul MotoGP e anche sul World Superbike, in MotoGP addirittura con un pilota italiano, quindi devo dire che ha fatto la sua parte, e tra l'altro dopo, penso, 10 anni che una manufacturer italiana non era sul podio con una moto. Detto questo, a me interessa portare l'attenzione e lo sport
e la sua ricaduta sul territorio, ossia, se vogliamo, il benessere che lo sport porta sul territorio, come in termini economici e in termini sociali. Lo sport è un evento che porta persone che, grazie alla loro presenza, danno un indotto a tutta la parte che lavora sul territorio, hotelier, ristorazione, trasporti e via dicendo. Ma c'è un esempio che ci fa pensare che non si ferma lì lo sport, ma permette di creare dei distretti, e parlo in particolare dell'Emilia Romagna. Si è sempre parlato di distretto, di distretti in Italia, no? Le Pelli in Toscana, i distretti del Navale. C'è un distretto che è in Emilia Romagna, della Motor Valley. Aziende che si sono, diciamo, messe insieme per creare un network che facilitasse quello che è lo scambio di idee, rendesse al territorio una parte economica e coinvolgesse, è andata a coinvolgere non solo quindi le aziende della Motor Valley di produzione, ma la ricaduta su tutto quello che è la parte turistica. Inoltre ha coinvolto poi la cultura, come ha portato dentro la scuola, le istituzioni, quindi mi dicevano che adesso il progetto si rivolge agli istituti meccanografici, perché da lì questi ragazzi possono essere veicolati direttamente all'interno dell'azienda. Quindi è un tessuto attivo, e questo si è creato grazie, diciamo, alla connessione tra aziende. Cos'è la Dorna? La Dorna è un evento, è un catalizzatore, è una vetrina. Quindi è interessante per noi dare la possibilità e capire qual è il nostro impatto sul territorio. Do dei numeri, si va dai 50.000 presenze alle 180.000 presenze. Si vanno da un fatturato da 72 milioni a fatturati da 230 milioni. Questo si realizza in una settimana. Quindi pensiamo quanti operatori, quanta gente viene coinvolta, ed è bellissimo anche che si possa anche creare un percorso turistico tra, riporto sempre l'esempio, tra le aziende che sono presenti sul territorio, la cultura, e quindi dare la possibilità di mettere insieme diversi attori. Poi, se Gabbetti nei condomini mi mette pure la pista dei minimoto, io lo faccio santo subito. La storia del bagno dove si fa ginnastica, abbiamo fatto finta di crederci. Quindi, diciamo, ecco, la nostra sfida è questa, quella che proponiamo nell'ambito del benessere, sport e benessere. Grazie. Prego. Grazie mille. Abbiamo fatto una bella pagina di sport. Io mi fermo qui, Paolo, a te la conclusione. Se il buongiorno si vede dalla sera, non da mattino, mi sembra che questo osservatorio abbia delle potenzialità enormi. Per partecipare all'osservatorio inquadrate il QR code, lo dico anche a chi fosse collegato da casa, e fleggate l'osservatorio di vostra pertinenza. Giordano, ritorna su dal podio, nel tuo podio, grazie. E grazie a tutti e buon lavoro. Grazie mille, procediamo e adesso